Oggi parleremo della timidezza e più precisamente della timidezza di chi è segretamente innamorato di qualcuno. Lo sappiamo, la timidezza è una brutta bestia perché con le sue catene emotive impedisce di dire, di fare, a volte anche di pensare come realmente vorremmo. Dire, fare, la terza non era baciare. Capirai, un timido che vuole baciare, stiamo freschi? La timidezza è una sorta di gas paralizzante, una roba che solo chi l'ha vissuta può capirla. Vi farà piacere sapere che io ho vissuto tutta la mia adolescenza con questo tipo di timidezza. Ah, che bellezza! Di buono c'è che non siete soli. Pensate, ero talmente timido che quando nel nostro gruppo arrivava una ragazza mi trasformavo letteralmente. O facevo il finto duro, l'uomo che non deve chiedere mai, sapete, quello che sta sempre col muso. Giusto per giustificare il fatto che praticamente non riesci a parlare, a dialogare con gli altri. Piacere, mi chiamo Vanessa. Oh, ma che c'ha l'amico tuo? Sta sempre con le palle girate. Oppure, due, facevo il giullare, ossia quello che pur di entrare in conversazione fa delle battute esagerate, sbagliate. Piacere, mi chiamo Vanessa. Ah, Vanessa incontrata, che sei spagnola pure te? Olè! Oh, ma che c'ha l'amico tuo? Mi sembra schizzato. Un disastro sotto tutti i punti di vista, ma è proprio questo che ci fa fare la timidezza. Ci frega con il suo veleno mortifero, l'animaccia sua. Perché uno si ritrova ad essere così timido? I timidi rientrano nella categoria degli insicuri. Gli insicuri vivono con l'eterno cruccio di non sapere se verranno accettati dalle persone che hanno intorno, anzi sono già abbastanza convinti che essi non lo faranno. Come possono accettare uno grasso come me? Come possono accettare uno stupido come me? Come possono accettare uno ridicolo come me? Tipico delle persone insicure è sminuirsi. Non sono un tipo interessante, sono banale, noioso, non sono capace a parlare, non sono un bravo figlio. Non so disegnare, non so danzare, non so giocare a pallone, non so fare niente. A intensificare queste insane convinzioni ci sono genitori, fratelli, cugini, parenti di ogni sorta, colleghi di lavoro, compagni di scuola, haters, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, l'insicuro non sa che la gente è stronza, ma stronza, stronza. Dai alla gente l'opportunità di prenderti in giro e quella lo farà con tutta la gioia che hai in corpo. Cosa? Posso prenderti in giro così gratuitamente? Cioè, tu mi stai dicendo che posso gonfiare il mio ego dimostrandogli che sei inferiore a me? Ma grazie, grazie. Se per te non ci sono problemi, comincio da subito. La gente non vede l'ora di prendere in giro qualcuno per sentirsi superiore. E con chi farlo? Se non con quelli insicuri che già da soli si sminuiscono e si prendono in giro. Quindi, ricapitolando, la timidezza nasce dall'insicurezza, l'insicurezza ci fa sentire degli inetti e di riflesso incoraggia tutte le persone che sono intorno a noi a trattarci allo stesso modo. Praticamente un cerchio che si chiude. Ma secondo voi, una persona così può essere interessante agli occhi di un ragazzo o di una ragazza? Può attrarre il suo cuore? Sì, marionetta matta, se uno ama, supera ogni cosa! Se ciao! Amico mio, tu hai ragione, ma il tuo ragionamento parte da un assunto, ovvero deve essere innamorato. Ah, se uno è innamorato di te, puoi essere anche timido, puoi essere qualsiasi cosa, tanto comunque innamorata, già. Ma nel 90% dei casi uno si innamora nel tempo, non è che appena ti vede, ah, mi hai folgorato! Quello non è amore, è più infatuazione. Una roba per bambini, una cosa superficiale, a pelle, no? Come si dice, a pelle proprio perché ti sei innamorato della sua pelle, ovvero del suo strato superiore, della sua bellezza. L'amore scende un po' più negli strati inferiori. È un po' come le cipolle, avete visto tutti gli strati delle cipolle? Ops, stiamo andando fuori tema. Se volete, in un altro video vi parlerò dell'amore al tempo delle cipolle. Dicevamo, le persone timide per la loro natura insicura tenderanno a considerare tutti i no della vita come la riprova del fatto che sono poco appetibili. Allora è vero che non valgo niente. Il problema però è che in amore i no sono all'ordine del giorno. L'amore è un po' come una trattativa e può capitare che all'inizio il cuore che tu offri a quella persona
non gli piaccia poi tanto. Starà a te dimostrargli il contrario. A volte funzionerà, a volte no. Quel che conta è che in tutto questo processo tu resti te stesso. Se resterai te stesso, con tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti, ti assicuro che prima o poi troverai la tua anima gemella. Ma se ti fermi al primo no, se ti paralizzi pensando che sei brutto e non vali niente, allora la timidezza comincerà ad uscire lentamente dal tuo cuore e ad avvinghiarsi intorno a te. Ti bloccherà prima i pensieri, non riuscendo più a pensare, poi ti bloccherà il fiato, non riuscendo più a parlare, infine ti bloccherà completamente, non riuscendo più a stare con le persone. Ed è così che una persona normale, che non aveva nulla di sbagliato se non la sua timidezza, rimane chiusa in se stessa e non ne esce più. Ci sarebbero altre mille cose da dire sull'argomento, però il tempo è quello che è. Perché non mi dici tu cosa ne pensi? In un commento qui sotto. I commenti più interessanti saranno letti durante la live del gioco Diventerò Mangaka. Intanto quello che state vedendo è il nuovo boss del gioco, la signora timidezza. È una rielaborazione mia, personale, anche un po' halloweeniana, se così possiamo dire, perché in quel periodo io sarò a Lucca e quindi non potrò disegnare. Ebbene, anche il protagonista del gioco Diventerò Mangaka dovrà affrontare la sua timidezza. Scoprirete presto perché. Intanto lanciamo il contest del nuovo capitolo dal titolo Ho trovato un'amica, penso. Nel terzo contest di Diventerò Mangaka vivrai una situazione allo stesso tempo imbarazzante e bella. Tornato a casa ti verrà voglia di disegnare Fiore, la tua compagna di classe. Quindi in questo nuovo contest dovrai disegnare Fiore. Attenzione, Fiore potrà essere sia un maschio che una femmina. Sappi che in futuro potrai innamorarti di lei, quindi tieni da conto questa informazione quando la o lo disegnerai. Ci sono alcuni tratti distintivi di Fiore ed è importante che tu li segua. Fiore è impulsiva, è taciturna, è testarda, è emancipata, ama vestirsi con outfit rocchettari. Insomma, è un tipo tosto. La data di scadenza per questo contest è martedì 12 novembre. Facciamo un piccolo salto perché in quel periodo io e Serena saremo a Lucca Comics, come vi abbiamo detto prima, e quindi in quella settimana non si potrà fare la live. E con l'occasione facciamo passare anche Linktober, perché so che vi piace, molti di voi lo stanno seguendo e non è mai una buona cosa accavallare più contest. Quindi martedì 12 settembre è l'ultimo giorno a disposizione per poter partecipare. Postate il vostro disegno di fiori nella community di Amino Disegnare con Marionetta Matta, trovate il link nelle info di questo video, in una delle due categorie, o scuola Mitsu no Sekai oppure scuola Kaze no Sekai. Il giorno successivo, ovvero mercoledì 13 alle ore 19, ci sarà il terzo capitolo della storia. Vedrete cosa succederà tra il protagonista e Fiore e con l'occasione mostrerò tutti i vostri disegni ed essi si batteranno nel gioco Diventerò Mangaka. E vedremo se riuscirete a sconfiggere il boss di fine livello, la signora timidezza. Ringrazio tutti per essere arrivati fino a qui e vi chiedo la cortesia di mettere un bel like, ma soprattutto di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Mettete anche la campanellina perché ogni settimana usciranno tante belle cose per voi che amate disegnare. Ad esempio, la prossima settimana sarà tutta incentrata sul nuovo corso di disegno. Mercoledì faremo la live sulla correzione dell'esercizio numero 5 e poi venerdì uscirà il nuovo tutorial con un nuovo esercizio da fare. Insomma, ci sono sempre tante belle cose da fare sul canale Marionetta Matta e voi vivrete la cosa sempre come protagonisti. Infatti adesso io vi saluto, però voi restate incollati qui perché ci sono i vostri disegni, ovvero quelli di coloro che hanno postato i loro disegni nella mia community. Io ho preso i migliori durante la scorsa settimana e li ho catalogati e inseriti alla fine di questo video. E chi lo sa, magari ci sarà anche il tuo di disegno. Vedremo. Quindi buona visione e noi ci vediamo la prossima settimana. Un bacio a tutti i matti del mondo. Muah!